Il Lions Club di Teramo e l'Ordine dei Geologi d'Abruzzo organizzano in città un convegno sullo studio dei terremoti e sulle azioni di prevenzione e soccorso del fenomeno. Interverranno esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e i lavori saranno aperti dal presidente dei geologi abruzzesi Nicola Tullo. C'è un'unica verità allora, bisogna convivere con i terremoti, ma come si fa a convivere? Si fa cambiando la nostra cultura. Purtroppo noi viviamo in un paese dove la cultura geologica, la cultura della prevenzione in genere è assolutamente scarsa e questo ci ha portato a una situazione oggi dove la vulnerabilità dei nostri edifici, ma anche i nostri comportamenti, sono tali che purtroppo ogni qualvolta c'è un terremoto, e purtroppo ce ne sono stati e ce ne saranno sempre, purtroppo si fanno tante vittime. Ho visto che tante case nuovissime si sono rotte, mentre quelle più antiche hanno resistito. Com'è possibile? Beh, non è proprio che quelle più antiche comunque sono andate giù, qualcuna ha resistito fortunatamente. Il problema è che anche case nuove in qualche modo subiscono dei grossi danni, e dato che bisogna in qualche modo rivedere anche quello che è la nostra normativa. Come avete progettato questa scaletta di interventi? Abbiamo pensato a un discorso logico. Si parte da quello che è successo, cioè una informazione non corretta attraverso il web, un'informazione a volte deviante, e quindi per prima cosa parleremo di come fare della corretta informazione e come evitare di prendere notizie errate sul web. Di lì si passa, sempre parlando di notizie esatte, alle strutture che vivono il terremoto, strutture in cemento armato e in muratura, con un esperto che sa parlare veramente a conoscenza della resistenza degli immobili e dei diversi tipi di costruzione alle sollecitazioni sismiche. Dopodiché parliamo dei terremoti, veramente entriamo in campo dei terremoti a Teramo, e chi meglio di Galadini, che conosce sicuramente la struttura sismica del nostro territorio, sia per il passato sia per quanto riguarda l'attualità. Chi conclude? Concluderà sicuramente il nostro amico e socio, il past governatore Franco Esposito, il quale illustrerà sia all'inizio sia alla fine che cosa fanno i Lions in queste situazioni, oltre a parlare anche ad agire.